Voci.fm, il sito delle voci. Giampaolo Morelli, Show Dogs, nuova esperienza di doppiatore. Avevi fatto qualcosa in Rapunzel e adesso sei Max. Sì, sì, avevo fatto, vabbè, Rapunzel non qualcosa, ho fatto Flynn Rider, insomma, protagonista di Rapunzel insieme a Rapunzel. Vero, vero. E adesso Max che mi ha dato l'opportunità di non solo doppiare innanzitutto, che comunque per un attore è molto, sempre molto divertente, no? Affacciarsi a questo mondo che è un po' diverso. Doppiare un animale, un cane, e usare il napoletano, che insomma io ogni volta che posso sono napoletano doc, quindi poter fare un cane, dargli la caratterizzazione di cane napoletano, cane poliziotto napoletano, è stato divertentissimo. Senti, hai detto ovviamente che è un'esperienza diversa il doppiaggio da quella dell'attore, però i doppiatori doc dicono che bisogna essere un attore per doppiare, tu condividi ovviamente? Assolutamente, bisogna essere attori per doppiare e infatti guarda qua, ci voglio dire, ci abbiamo Cristiano Malgioglio, ci abbiamo, aspetta, mo ti dico, Carlo Conti, no? Tutti attori, no? Aspetta, vediamo se ce ne sta pure, Marco Masini, Fabio Canina ha fatto attore. Valeria Marini e tutti i colleghi che voglio dire, no, però seriamente invece hanno dato grande brio a tutto il film, perché insomma quello che conta poi è anche la personalità, no? Quello che riesci a tirare fuori per caratterizzare tutti questi cani. E poi c'è stato un bel lavoro di Massimiliano Alto, il direttore del doppiaggio, che credo che con tutti noi ha avuto un'immensa pazienza. Che cosa ti piace del doppiaggio? Beh, mi piace proprio il fatto che il limite che hai, che devi usare solo la voce per comunicare le emozioni, ed è incredibile che quando fingi tu dici vabbè, ma faccio tecnica, no? Non ti se ne accorge, sto solo parlando, invece il direttore dice no, però questa non, no. Quindi quando è vera comunque arriva diversamente, anche se solo col microfono. Ma è più difficile doppiare senza usare appunto il corpo, piuttosto che fare l'attore dove sei lì tutto, con tutto te stesso? Beh, dipende da cosa sei abituato a fare, credo. Cioè, per me è più facile recitare, nel senso che io ho un'emozione, la telecamera la legge, cioè non devo usare delle altre strategie per far arrivare quell'emozione. Se io la sento, inevitabilmente arriva, e invece col microfono la devi filtrare e poi devi farla arrivare con l'intenzione. Voci.fm, vi saluto. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.